Buonasera mister, allora è arrivata questa prima sconfitta della stagione. Ieri Zeman in conferenza stampa aveva detto la mia squadra è ancora in confusione. Questa sera invece abbiamo visto soprattutto nel primo tempo un po' di confusione nella difesa della sua squadra, è d'accordo? No, non sono d'accordo se parli di confusioni, se parliamo di errori nelle zone nevralgiche del campo, cioè in area di rigore, posso essere d'accordo, sono stati fatti degli errori un po' di superficialità, di leggerezza, anche legati all'età dei nostri ragazzi, e Pescara su questo ci ha fatto la partita, poi sono stati bravi perché hanno qualità in avanti e noi abbiamo fatto fatica. Poi dopo è normale che noi sappiamo da che punto partiamo, sappiamo che dobbiamo lavorare, siamo qua per questo. Primo tempo, soprattutto nella fase centrale, in quella finale, Pescara ha premuto, ha avuto tante occasioni, chiaramente quei gol segnati, soprattutto il secondo e il terzo a distanza di 10 minuti, hanno rappresentato una mazzata per la sua squadra. Rientrare negli spogliatoi sul 3-0 non è mai semplice. Sì, no, il Pescara è stato bravo perché hanno ottimizzato tutte le occasioni da gol che hanno avuto. Noi abbiamo avuto qualche situazione pericolosa nel primo tempo che non abbiamo sfruttata, poi dopo nel secondo tempo siamo stati anche bravi a restare in partita, abbiamo avuto un paio di palle per fare il 3-2, quindi poterla riaprire, purtroppo non siamo stati precisi come sono stati gli attaccanti del Pescara. Si aspettava questo Pescara? Ma mi aspettavo per noi una partita difficile perché noi siamo all'inizio, è una squadra insomma assemblata con tanti ragazzi che arrivano dalla primavera, altri ragazzi nuovi, alcuni sono arrivati negli ultimi giorni. Poi la qualità del Pescara nella fase offensiva chiaramente non ce l'aspettavamo, sì. Qual è l'obiettivo di questa stagione della sua squadra, al di là chiaramente di quello primario di valorizzare i tanti giovani che avete? Ma sì, noi sappiamo che dobbiamo lavorare, siamo qua per questo, dobbiamo cercare di far crescere e migliorare dei ragazzi che hanno qualità, che hanno prospettive. Poi il risultato del campo chiaramente fa parte anche di questa crescita. Oggi sono stati più bravi, è stato più bravo il Pescara, complimenti a loro. Noi siamo qua per lavorare e dobbiamo solo fare questo. Faccio un'ultima domanda sul Pescara, lei è un tecnico anche esperto di queste categorie. Secondo lei i giovani del Pescara, perché ce ne sono diversi, cosa potranno fare in questo campionato, in questo girone? Pescara potrà recitare un ruolo di primissimo piano? Ma guarda, siamo all'inizio di un campionato, è difficile dare giudizi su una squadra che ho visto soltanto oggi. Sicuramente nella qualità dei giocatori davanti, il Pescara è una squadra che può fare la differenza sicuramente.